E signori, quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare. Hakuna Matata, ragazzi e ragazze, benvenuti sul primo canale. Oggi si va a shoppare su Brawl Stars. Subito un bel pollicione in su, un bel commentino. Vi ricordo le uova di Pasqua di CiccioGamer89 che le trovate online sul sito di Sicily Addict. Se cercate il sito e non lo trovate, vi dico, ve lo metto io sul mio Instagram, quindi seguitemi su Instagram. Allora, andiamocene su Brawl Stars. E io sono ovviamente, come posso dirvi, obbligato a shoppare. Io vi direi un'altra cinquantina, un'altra sessantina d'euro. Che fai, te ne privi? Quindi, altri 60 euro investiti in quello che siete voi e in quello che è Brawl Stars, perché ci servono i soldi. Ci servono sti maledettissimi deneri. Ci servono che su Brawl Stars te ne servono un botto. Quindi andiamo ad avere sti 14.100 e rotte mila. Anche perché se voi pensate che sti soldi ci abbasteranno, beh, vi dico, secondo me no. Andiamo a prendere questo qua. Ci andiamo a prendere questa che è una cagata. Andiamo a prenderci qualche gemmina, che sinceramente non me ne privo. Anche i blink. Andiamo qua. Purtroppo raro. Quindi stiamo facendo un bel... Mamma mia, sì, le monete. Ce ne abbiamo di robetta, eh? Che vedevo di... Purtroppo raro. No, non ci credo. Sblocca qualsiasi brawler, ma probabilmente potrebbe essere... Mamma mia. Vabbè, però tanto mi serve. Eventualmente la mia idea qual è? Mo ve lo dico. Mi sblocco Bo, che secondo me Bo è forte. Quindi speriamo di non sbagliare, perché sennò chi vi sente a voi? Ditemi se ho fatto bene, ma secondo me ho fatto bene. Andiamo qui e voglio vedere se c'è una skin che ci può piacere. Ripeto, secondo me Bo è buono. Minchia, ce ne stanno un botto di skin fighissime, però io non ci voglio spendere. Non ci voglio spendere una roba immane. Quindi facciamo così. Ci accontentiamo di una skin bella tranquilla, bella. Ok? E lo andiamo a migliorare per portarlo in ranked. Io magari spero di non sbagliare, perché mamma mia, le risorse che sto mettendo. Mamma mia, raga, mi viene quasi da piangere. Mamma mia, raga, livello massimo. Allora, cerchiamo di costruire bene, boh. Posiziona un totem che aumenta il 50% la velocità di ricarica della super degli alleati. La salute del totem diminuisce lentamente col tempo, che non è male. Tutte le sue mine dopo 1,5 secondi durante l'attesa, nessun nemico potrà avvistarle. Non è male, eh? Non è male. Io farei questo. Poi non so voi che cosa ne pensate, tanto me lo direte. Sicuramente la salute che si rigenera, secondo me, è tanto forte. Bo riesce ad avvistare i nemici nascosti dai cespugli, aumenta il la distanza da cui Bo riesce ad avvistare i nemici. Minchia. Le trappole esplosive di Bo stordiscono i nemici per 2 secondi, invece... Ma guarda, tutta la vita e neanche ci sto a pensare. Poi, per caso non è più quando la salute è sotto al 50%. Beh, ricarica i colpi del 15%, non mi sembra mica male, eh. Raga, non mi sembra male, eh. Raga, io magari sbaglio. Ditemi se l'ho buildato male, per cortesia, ditemelo. Non mi sembra. Andiamo a giocare in classificata. Ok, abbiamo fatto tanta roba. Minchia, avete visto quanto ho speso per portarmi su un brawler, raga? 60 euro. Speriamo che poi mo lo riesca a giocare, mortacci mia. Va bene. Io sempre Dynamite, tanto non ci stanno grandi problemi. Gli oggetti sulla mappa vengono distrutti. Ok, che a me ipoteticamente... No, io non voglio preselezionare niente. Io mi prendo...
Occhio. Beh, oddio, Bea. Allora, Bea ci può stare. Spike, Bea e il mio. Ci può stare. Non... Allora, lo provo, regà. Lo provo. Che vi devo dire? A me sembra forte, in particolar modo per le mine che va a depositare per terra. Oh, poi sono sbagliato, regà. Pazienza. Pazienza. Però... Pure Bea si prende per il fatto che c'è la detonazione a tempo e poi diventa tutto full open e Bea può diventare un problema. Per esempio, a Jinx Edo secondo me non ha piccato bene, secondo me, perché in base ai brawler che abbiamo non credo che lui riuscirà ad arrivare sotto. Poi abbiamo tutti i brawler livello 11, lui ce l'ha di livello 9. Potrebbe essere il punto debole della situazione. Ora vediamo, perché io non l'ho mai giocato, forse tanto tempo fa, quando hanno resettato, no? Vediamo. Lui mi sembra C8, dà molto fastidio, ha un range bello 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 gravoso per i nemici. Ripeto, a me piace davvero tanto. Il problema sicuramente è quello col fuoco, che secondo me è fortissimo. Ripeto, però noi ci possiamo approfittare della situazione di questa qua, che secondo me non è molto forte. Benissimo. Aia, mamma mia, quello col fuoco è veramente una roba incredibile. Ok, stiamo perdendo comunque in maniera... Ok. Quello è veramente forte. Occhio che... raga. Con tutto l'amor del mondo. Quello è fortissimo. Ok, vi ho detto, quello è il loro punto debole, secondo me. E dai, cavolo, raga, datemi una mano. Mannaggia quella. Raga, ma io penso pure di essere stato comunque molto... molto sfortunato, con il team... ai, povero me. Povero me. Lì ho dato una mano, sì. Minchia, abbiamo vinto, non ci posso dire. Che cosa è successo? Raga, non lo so che cosa è successo. Secondo me sono esplose le mie mine e lui è imploso in aria. Scommettete? Non lo so, Va bene, rubatissima. Poi mi direte voi nei commenti che cosa è successo, perché sarebbe da vedere al replay. Ho visto Spike che ha tirato bombe incredibili. Non ho capito. Io non me ne privo mai. E... questo è assolutamente il loro punto debole. Assolutamente. Quello è il loro punto debole. Bravi ragazzi, così si fa. Eccolo qua il loro punto debole. Eccolo qua. Occhio che... cioè, sì, ci avranno il punto debole, ma... restante fa male, Vai via, non te voglio proprio vedere. Ok. Raga, qui è importantissimo Spike. Occhio, 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 occhio. Ok. Mamma mia, danni. Fatelo fuori, mo che potete, perché... ok, perfetto. Ok. Facciamo così. Loro non le vedono, quindi sì. Ok, ottimo. Lui è mezzo distrutto. Quello poteva essere... voglio dire, un po' più avanti. Infatti... c'è quello lì. C'è uno di loro che deve starsene fermo se... perfetto. Raga, quella. Ah, non ci voglio credere. Raga, le mie fottutissime bombe sono una roba fuori di testa.
fuori di testa. Porca miseria. Ho detto che era forte. Ve l'ho detto che era forte. Ve l'ho detto che era forte. Dominio. Dominio dobbiamo completamente cambiare. Dominio dobbiamo completamente cambiare. Non sarebbe male probabilmente. Niente. Dynamic. Sono pure l'ultimo a piccare. Quindi non è buono. Ah, loro stanno proprio facendo un all-in totale. In realtà è buono Ems, secondo me. Allora, facciamo che proviamo questo. D'accordo? In realtà è molto buono Ems, che purtroppo è stato bannato anche lei a sua volta. Benissimo il mio che ha preso quello. Mi sembra forte, 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 forte. A sto punto Spike. Raga, non è che c'è grande... Quando sono così le partite sono un po' bruttine. Probabilmente, sapete, lei potrebbe essere buona. Per la mitraglietta intendo, eh. Guardate, lei so di... Dici lui? Va bene, guarda. Io mi fido di te, ma perché? Uno, lo devo giocare perché l'ho appena shoppato. Ci ho speso 60 euro. Almeno ci ho vinto una partita incredibile. Penso due turni di averli rubati io con le mine per terra posizionate in maniera perfette. Anche perché se le metti che stordiscono, raga... Cioè, assurdo. Assurdo, secondo me. Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Ricordatevi di iscrivervi al secondo canale. Vi ricordo che i burger di CiccioCamera89 sono disponibili su Deliveroo. Sull'app Deliveroo arrivano belli, già belli preparati, succosi, buoni, buoni, buoni da mangiare. Lev mi piace. Lev mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Bello. Non è che puoi fare come ti pare qua, eh? Aia, fai come ti pare. Bravissimo, bravissimo. Bravissimo, errore mio. Dico la verità. Però lui, diciamo che fin quando... Esatto, perfetto. Ok. Raga, voi ve la dovete giocare a voi là. Ma è una cosa anche ingiusta quella che ha fatto l'opponente, eh? Allora, sapete che c'è? Non voglio dare colpa ai miei, assolutamente. Però io comunque a destra me la sto gestendo. Perché non è che sto giocando in maniera pessima, eh. Secondo me le mine ci stanno anche qua. Che miseria. Bello quello lì mio, eh. Ah, ce la potremmo fare. Ce la potremmo fare. Bravo. Facciamo qua centrale. Ok. Facciamo così. Raga, tanto vengono su di me. Peccato, raga, eh. Si poteva fare, eh. Si poteva fare, ragazzi. Raga. Guarda che si può fare questa partita. Si può fare, non è impossibile. Penso di stare a giocare abbastanza bene. Ora, non so se mi devo intercambiare con uno di loro, ma non credo. Guarda, ce la posso fare, raga. Cioè, ce la possiamo davvero fare, eh. Perché loro due vanno là. Secondo me ci può stare. Se mi dai una mano. Esatto. Ok. Bravo. E tu così devi fare. Mamma mia, c'ha sta ulti che rompe. Vabbè. C'ha la ulti che rompe veramente i coglioni, eh. Se posso dire, eh. Perché non te l'aspetti che te la fa. Ma non lo so. Ok. Mamma mia, che dolore. Ok. Facciamo così. Allora, in realtà le mie mine gli dovrebbero dare una mano veramente gigante. O magari voi non lo vedete.
Occhio. Bravi, ragazzi, ma così si fa. Ottimo. Ottimo. Ah, dai, su. Dovreste entrare semplicemente lì dentro. 99, 100, perfetto. Si può fare, si può fare, si può fare, si può fare. Si può fare. Le mie fottutissime mine, ragazzi. Se io riesco a accumulare un po' di danno, riesco a fare le mine, è veramente tanta roba. Io faccio tanti danni, raga. Tanti, tanti danni. E io riproverei uguale, raga. Squadra che vince non si cambia. Infatti, vedi loro com'è. Esatto. Io devo tenere botta così, raga. Lo so. Riesco fino a una certa io, eh. Ovviamente. Però abbiamo tanti punti. Tanto lo so che c'è l'ulti, sì. Leggermente forte la ulti, eh. A me va bene che loro se la giocano di là. Lui mi sta un po' rompendo, però con calma. Non te ne vai, eh. Però mo te ne vai, eh. Ok, quindi mo stiamo tutti qua. Sì, no, no, adesso è vinta. Adesso è vinta. Adesso ve lo posso garantire proprio. Bro, decisamente. Ok, rimettiamo queste. Stecca, via qua, va. Come cazzo chiami tu? Sì, 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 sì. Una volta che io piazzo le mine è finita, raga. Quindi non penso di aver giocato male, neanche così bene. Oddio, in realtà ho fatto un buco di culo grosso come una capanna. Guarda un po'. 83.000, 82.000, 121.000. Vedi, mi sottovaluto, mi sottovaluto. Diamante 3! Che bello questo diamantino 3! Mamma mia, Ciccio Gamer 89! Ciccio Gamer 89. Epico, mi piace. Mi piace. Mi piace, mi piace. Bella merda. Posso dire bella merda, che nessuno si offenda, eh. Quindi, ragazzi, diamante. Ma se mi dava un altro bowler, impazzivo. Impazzivo. Ragazzi, diamante 3 per Ciccio Gamer 89. Una roba incredibile. 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 Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento. Ciao ciao.